appuntamento fisso in calendario per gli amanti dell'olio, quello con Cartoceto DOP, il festival mostramercato dell'olio dell'oliva di Cartoceto, che è giunta alla sua 46esima edizione, domenica 5 e domenica 12 novembre tornerà ad animare l'antico borgo collinare dell'entroterra fanese. Una manifestazione che parte ben 46 anni fa. I dati ci confermano che da manifestazione locale, provinciale, è diventata sovriregionale. Tanto che questo è dimostrato dai flussi turistici che ci arrivano dal Lazio, dall'Abruzzo, dall'Emilia Romagna, dall'Umbria. Quindi ecco, a distanza di 10 anni possiamo dire che la nostra manifestazione, il nuovo format, ha avuto un risultato positivo per rilanciarci dal punto di vista enogastronomico e turistico. La sinergia che c'è stata in questi anni è proprio io la definisco una sinergia di popolo, per cui abbiamo chiaramente il nostro coorganizzatore della festa, che è lo Proloco, che ci garantisce sempre, ci dà un servizio importante, sempre disponibile per quanto riguarda sia l'enogastronomia sia per quanto riguarda le manifestazioni, che siano le cicloturistiche, le camminate, che sono volte a sviluppare le risorse del nostro territorio, siano frantoi, ristoranti, attività commerciali. Quindi ecco, una festa di paese, ma che è diventata una festa di popolo, che adesso ha superato i confini del nostro comune. L'olivo, specie perenne frutticola, è interessato dal fenomeno noto come alternanza di produzione, per cui di solito ad un'annata di abbondante produzione ne segue una con produzione scarsa. Quest'anno è un anno particolare, nel senso che è stata una stagione che è partita benissimo. Abbiamo avuto le piogge che servivano, gli olivi erano molto belli fino a maggio, poi è cominciato la fioritura, abbiamo avuto prima la grandine, poi abbiamo avuto delle piogge e delle variazioni di temperature che tipicamente non vanno bene per i fiori. Quindi l'invariatura, la trasformazione da fiori ad olive si è ritardata, quindi i fiori sono caduti e quindi abbiamo avuto una fioritura e una trasformazione molto bassa. Poi c'è stata un'altra fioritura più tardiva alla fine di maggio, però di nuovo le temperature sono aumentate notevolmente, quindi sono arrivati a 30-32 gradi, quindi è stata molto veloce e quindi quest'anno c'è poco oliva. In realtà gli olivi si sono rinforzati perché c'è stata una pioggia sufficiente a rinforzare le piante, quindi abbiamo le piante in un ottimo stato, quindi siamo ottimisti guardando la prossima stagione. Però per quest'anno dovremo accontentarci di meno quantità d'olio. Diversi sono i progetti messi in campo dell'olivocultura nella zona. Ho partito ormai da un paio d'anni di recupero di un cultivar che è particolare, che è la raggiola, che ha una caratteristica molto precise per quanto riguarda amaro, piccante e valore dell'olio, e abbiamo recuperato piante secolari, quindi adesso siamo pronti a riutilizzarle e ripiantarli in volume. Quindi questo può essere, guardando avanti, un altro elemento per migliorare la qualità, che è sempre alta, dell'olio frutticolo Cartoceto. Cartoceto DOP, il festival che da sempre ha dato un occhio di riguardo ai giovani, le scuole e le famiglie, anche quest'anno a loro saranno dedicati spazi e laboratori per avvicinare grandi e piccini al mondo dell'olio e dell'oliva. La musica e i concerti saranno da cornice a chi vorrà gustare prodotti tipici o cimentarsi in uno show cooking. Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti rivolti alla valorizzazione del nostro territorio, in particolare del nostro centro storico, che è Trionfo Gourmet. Trionfo Gourmet sono 3 date per 3 pranzi a 4 mani, con una cucina d'eccellenza. Infatti inviteremo degli chef stellati anche qui, o comunque degli chef importanti della nostra provincia, per appunto offrire 3 pranzi ai nostri visitatori. E anche qui ci sarà quindi del buon vino, 3 concerti, quindi della musica, nella bellissima cornice del Teatro del Trionfo. Quindi domenica 26 novembre, 3 dicembre e venerdì 8 dicembre ci sarà questa nuova iniziativa Trionfo Gourmet, proprio a corollario di tutte le iniziative di Cartoceto.
Da 46 anni la Pro Loco è presente sul territorio con un impegno costante e anche quest'anno, con mille difficoltà sulla raccolta delle olive e altri prodotti, ha investito nella manifestazione. Cerchiamo sempre di mixare originalità e tradizione. Ovviamente in Piazza Garibaldi avremo i nostri produttori, quindi le nostre aziende agricole. Proseguono poi ovviamente le iniziative in Piazza 20 Settembre con i mestieri, quindi gli stand degli artigiani, e invece in via Marcolini ci sarà il mercato del gusto, quindi un po' diciamo vari stand invece alimentari. Ovviamente ci saranno i sentieri verdi, quindi le nostre passeggiate in bici e a piedi, non mancheranno gli autoraduni e il motoraduno in tutte e due le domeniche, quindi che dire, davvero come sempre vi aspettiamo e siamo pronti ad accogliervi e a fare una nuova edizione di Cartoceto dopo il Festival.